Amici cremiche, bentornati al nostro appuntamento con l'informazione, ben ritornati su Apulia Web TV e sui nostri siti collegati per continuare a parlare naturalmente di attualità, in particolar modo di territorio, e in questa puntata naturalmente affronteremo una tematica importante che sta molto a cuore alla nostra redazione, perché parleremo di sociale. Quindi ringraziamo come sempre chi accetta i nostri inviti, in particolar modo oggi pomeriggio il nostro ospite Vito Plantamura, che abbiamo imparato a conoscere grazie naturalmente alla nostra redazione, che si è occupata insomma in lungo e largo del suo festival di poesie, di questo concorso che ha avuto veramente una grande exploit nell'anno scorso, quest'anno la seconda edizione. Ne parleremo con lui in questo nostro appuntamento. Intanto partiamo proprio da questo. Vito, come stai e come sta andando? Tracciando prima di tutto un bilancio di quella che è stata l'edizione dell'anno scorso, che noi abbiamo seguito molto da vicino. Sì, certo. Innanzitutto un cordiale saluto a tutti e grazie per avermi invitato nuovamente in questo spazio. E devo dire che in un certo senso anche voi avete contribuito a portare fortuna, in quanto la prima edizione è stata veramente veramente bella, è stato un successo, abbiamo ottenuto tantissime poesie, più di 100 poesie, abbiamo ottenuto anche poesie dalla Grecia, e hanno partecipato veramente in massa, e tanto è vero che grazie a questo exploit che abbiamo avuto, quest'anno abbiamo indetto la seconda edizione del Premio Nazionale di Poesia Alessandro Fariello. Il tema di quest'anno, contrariamente a quello dell'anno scorso, è la luce dell'umiltà. C'è una piccola particolarità che la distingue dall'altra edizione, cioè che, anche questo per dare una parvenza ancora più seria a tutte le iniziative, che quest'anno non parteciperanno le poesie vincitrici della scorsa edizione. Ci sarà uno stop di un anno per poi riprendere l'anno successivo. Beh sì, abbiamo ritenuto che sia una cosa abbastanza, diciamo, importante per dare spazio un po' a tutti di partecipare. La vostra associazione si chiama Angeli Senza Frontiere, appunto è nata da qualche anno, si occupa di sociale, sì. Non solo naturalmente il premio fa parte delle molteplici attività che fa questa associazione, possiamo dirlo, Vito, in tutta la Puglia, perché insomma vi siete radicati in tutta la Puglia. Del premio ne hanno parlato i giornali di tutta la Puglia, non solo, anche giornali nazionali, perché è un premio nazionale. Ecco, qual è la mission e come è nata la vostra associazione? Ricordiamo, a beneficio naturalmente di chi non conoscesse ancora Angeli Senza Frontiere, perché porta il nome di Alessandro, ecco. Sì. Allora, perché porta il nome di Alessandro questo premio? Perché l'associazione, come giustamente dicevi, è un'associazione di assistenza sociale e sociosanitaria, e quindi si occupa di persone fragili, di persone deboli e di persone affette da patologie particolari quali la SLA, la SMA e la sclerosi multipla. Ho piacere nel ricordare che i nostri soci onorari sono Maria Elena Barile, che è affetta da sclerosi multipla, e Antonella Giuliano, che è affetta da SLA. Ecco, sino all'anno scorso, perché purtroppo ci ha lasciato, c'era anche come socio onorario Alessandro Fariello, che è un poeta grumese, Grumo Apule in provincia di Bari, chiamato il poeta guerriero, il poeta che parlava con gli occhi, che è affetto da asma. E quindi, da quando purtroppo, ahimè, non c'è più, ci è venuta l'idea di indire questo premio nazionale di poesia in suo onore, proprio per gratificare, per dirgli ulteriormente grazie dell'impegno profuso in associazione. E una cosa anche particolare è che il concorso si chiama appunto Premio Nazionale di Poesia Alessandro Fariello sulle ali della libertà. Perché sulle ali della libertà? In quanto questo è il titolo di uno dei suoi libri, perché Alessandro si avvaleva del puntatore oculare e quindi ha scritto anche ben tre libri. Uno di questi appunto porta il titolo di Sulle ali della libertà, poiché la libertà è un concetto di spazio dall'idea proprio dell'immenso, e ci ha colpito parecchio e ci ha indotto a dare questo titolo come sottotitolo, diciamo, al premio nazionale. Ed è una bella cosa quella che fate, quella che state facendo, ma è bello anche vedere, no? Io ho visto dei filmati
della serata di premiazione che si è tenuta nel dicembre scorso, l'entusiasmo di chi ha partecipato, perché avete ricevuto veramente tantissimi lavori che comunque mi auguro potete mettere insieme per magari realizzare un volume appunto dedicato a questo bel premio, insomma, anche per poter insomma, continuare a far leggere queste poesie, ma soprattutto ad avere una raccolta di quello che è accaduto negli anni. Ci hai pensato, tu che sei attento osservatore, sei. Ci abbiamo pensato, tanto è vero che sulla pagina Facebook Premio Alessandro Faviello è possibile scaricare il regolamento ed il modulo di iscrizione. Nel modulo di iscrizione c'è anche scritto espressamente la richiesta a tutti coloro che partecipano di poter successivamente pubblicare i loro scritti per creare una collezione di queste e poi renderle disponibili a tutti quanti, ovviamente il tutto senza scopo di lucro, perché ricordiamo che come tutte le nostre iniziative, anche questa è assolutamente gratuita. Hai ragione quando parli di entusiasmo, l'entusiasmo è stato grandissimo ed è stato grandissimo anche ed è stata sentita questa serata da tutti coloro che hanno poi vinto, in quanto sono stati contattati, ma non sapevano di aver vinto. Lo potevano immaginare, Sono ma non arrivati tutti lì, sono diciamo. arrivati tutti lì, non sapevano se avevano vinto il primo posto, il secondo posto, se avevano avuto delle menzioni, anche perché noi avevamo chiamato tutti quei poeti che avevano scritto a noi le poesie e sono venuti anche poeti che non hanno, non sono, le cui poesie non sono state scelte. Ricordiamo che le poesie sono scelte da una commissione di cui poi dirò i componenti, che grosso modo sono quelli della volta precedente. E quindi questi poeti che hanno partecipato sono venuti un po' al buio, senza saper nulla, e sono rimasti entusiasti quando sono stati chiamati quali vincitori del terzo premio, del secondo. Per esempio, il primo premio ricordiamo che è stato vinto da una poetessa che è di Ravenna, la quale poetessa poi lo ha detto e l'ha detto, è una persona affetta da sclerosi multipla e noi non lo sapevamo. Sapevamo da dove provenisse, ma non sapevamo questa sua patologia. Il secondo premio è stato vinto da Sergio D'Angelo, che è un siciliano. Il terzo premio ad ex aequo è stato vinto da una poetessa di Palo del Colle e da un poeta addirittura di Udine. Poi ci sono Veramente che è state. diventato nazionale, che in tanti alla prima edizione, cioè, insomma, ci hanno partecipato, diciamo, anche perché hanno sposato la causa, diciamo, hanno sposato la causa che è quella appunto della vostra associazione, della vostra mission. Quindi è stato questo il valore aggiunto. A differenza di altri premi, Vito, il vostro è un premio totalmente differente, lo possiamo dire. Ma io che dire, gioco in casa, per cui sembrerei di parte, però ho sottolineato quando ci siamo sentiti l'anno scorso, l'ho detto in tutte le trasmissioni televisive, come giustamente dicevi, questo premio ha avuto anche un eco su altre testate giornalistiche, sul Resto del Carlino, su Avvenire, sulla Gazzetta del Mezzogiorno, che ha pubblicato appunto il nostro comunicato stampa. E io ho avuto modo di dire anche sui social il premio a cui si partecipa sia l'anno scorso sia quest'anno e sia mi auguro che ci saranno delle prossime edizioni, la partecipazione è assolutamente gratuita. Si inviano le poesie o la poesia e possono inviarle tutti coloro che hanno compiuto la maggiore età all'indirizzo premio Alessandro Faviello 2 @gmail.com. Tutto qui, non bisogna fare nient'altro. Questo lo si fa, lo si deve fare entro il 15 ottobre di quest'anno, perché dopo il 15 ottobre le poesie saranno consegnate in assoluto anonimato a questa giuria che abbiamo costituito, che le valuterà, e da qui poi usciranno le poesie vincitrici del primo, secondo, terzo posto e laddove, perché no, anche qualche menzione particolare. La serata conclusiva è stata fissata per il 10 dicembre 2022 a Grumoapule in provincia di Bari, e permettimi a questo punto di ringraziare, perché
sia l'anno scorso che quest'anno, la città di Grumoapula, in provincia di Bari, ripeto, ci ha concesso il patrocinio gratuito, per cui ringraziamo nuovamente il vulcanico sindaco, perché è una persona attivissima, il dottor Minenna, e ringraziamo tutta l'amministrazione comunale perché ci segue, collabora ed è stata entusiasta di questa nostra iniziativa. E questo è importante, Questo però andava bene. no, certo, andava detto perché vanno premiate le amministrazioni naturalmente che investono nel sociale, appunto come è stato Molto, fatto molto attivo. dall'amministrazione di Grumoapula. Adesso, prima naturalmente di concludere questa nostra trasmissione, alla quale seguiranno delle altre naturalmente perché Vito, noi abbiamo preso a cuore le sorti di questa associazione Sì, che e vi veramente ringrazio, sta facendo è vero, veramente tanto bel lavoro. Beh, possiamo scoprire chi saranno i protagonisti della giuria di quest'anno e poi, perché no, parleremo anche di un'altra cosa che sta facendo la vostra associazione, alla quale insomma ho voluto partecipare ad un lungometraggio. Però intanto veniamo a quello che è accaduto, insomma, a quelli che sono, diciamo, coloro i quali che dovranno decidere chi saranno i vincitori del prossimo premio. sì, arduo compito che hanno proprio di decidere, di decretare i vincitori. Abbiamo il presidente, che è il professor Luigi Lafranceschina, che è un docente e studioso del pensiero pedagogico. Poi abbiamo sempre Annalisa Gentile, che è un'imprenditrice. Poi abbiamo Marino Pagano, che è un giornalista. E questa volta possiamo dire, posso dire, è il presidente del Centro Ricerche di Storia e Arte di Bitonto. Poi abbiamo il professor Mario Sicolo, che è un giornalista, direttore del giornale da Bitonto, Nicola Lavacca, che è un giornalista professionista che scrive per testate abbastanza, chiamiamole importanti, di prestigio, ricordiamolo, Avvenire, La Gazzetta dello Sport, Famiglia Cristiana. Rossella Giuliano, che è un'attrice, regista, e una new entry abbiamo Mariana Carrara, che è una docente, un'animatrice culturale e autrice di diversi saggi e racconti. Questa è la giuria nel suo complesso. Saranno ben impegnati, nonostante i nomi di alto profilo, saranno ben impegnati. Qui saranno ben impegnati perché già ora, che sono aperte le iscrizioni, è già aperto da un mesetto, abbiamo ricevuto parecchie poesie. Non mi fate dire il numero perché non le ho contate, però so che sono parecchie e questo ci fa piacere perché la gente incomincia a ricordarsi di questo premio. So che hanno scritto anche poeti che ci hanno scritto nella volta precedente e quindi questo ci fa piacere, ecco, perché loro continuano a seguire. Noi è tutto, investiamo nel sociale, la nostra associazione è un'associazione sociosanitaria, si occupa di persone fragili, per cui hai anticipato tu qualche cosa prima, questo lungometraggio. Ecco, questo è una cosa abbastanza entusiasmante per noi e quindi con una punta d'orgoglio possiamo dire che quest'anno abbiamo partecipato a questo lungometraggio che si chiama Una coperta di stelle, le cui scene sono state girate a Bari e il regista è un regista indipendente, Vito Gius Potenza, che io ringrazio pubblicamente per averci scelto, in quanto questo film, di prossima uscita in tutte le sale cinematografiche d'Italia, questo film parla, dicevo, della vita di clochard, quindi di gente fragile, e chi meglio di noi non poteva che rappresentare? Per carità, ci sono tante altre associazioni, anche più meritevoli della nostra, però è caduta su di noi. E io ringrazio nuovamente questo regista per averci dato fiducia. Scene che sono state girate a Bari e adesso in fase di ultimazione abbiamo già comunque messo a punto quella che sarà la locandina pubblicitaria. Aspettiamo la prima, dopodiché verrà proiettato in queste sale cinematografiche. È una nuova esperienza che siamo contenti di aver fatto. Vito, diciamo che non accetti sempre le sfide che, insomma, non solo l'associazione ma anche la vita ti propone davanti. Quindi questa del film è sicuramente l'ennesima sfida, come
la sfida del premio in memoria di Alessandro, il quale continueremo naturalmente a ricordare attraverso questo premio, attraverso le sue pubblicazioni. Quindi noi come Apulia Web TV e come naturalmente siti di informazione della parte, diciamo, nord barese, siamo a disposizione naturalmente della vostra associazione, in particolar modo naturalmente di tutte le associazioni che Grazie. si occupano di volontariato, per poter continuare in particolar modo a parlare di queste belle attività. Quindi perché no, siccome tu comunque frequenti la costa brindisina, in particolar modo ostunese, durante l'estate, perché no vederci in presenza per aggiornare i nostri amici che ci ascoltano su quello che Sì. sta accadendo, appunto, sotto il punto di vista del premio. Come mio carattere, io non dico niente, non anticipo nulla di quelli che possono essere gli impegni successivi, i progetti successivi, ma certamente sarete informati perché è in atto un bel progetto che richiede un po' di tempo, ma ci stiamo già pensando da qualche anno, che nel momento in cui dovessimo realizzarlo, ma io sono convinto che lo realizzeremo, sarà un qualche cosa di fantastico. Per tutte le persone diversamente abili, per tutte le persone disabili. Vedrete, vi terrò informati così sarete, non dico i primi, ma poco ci manca, a dare questa bella notizia. E noi lo Che se faremo dovessimo sicuramente realizzare, con sarà tanto, nell'anno prossimo. lo faremo sicuramente con tanto entusiasmo, appunto, come rispondiamo ad ogni chiamata dell'Associazione Angeli Senza Frontiere. Grazie Vito, presidente appunto di questa associazione. Continuate Grazie. a scrivere le poesie a tutti quelli che magari guardano questa trasmissione, continuate a mandarle. Ricordiamo l'indirizzo mail per inviarle, Vito. L'indirizzo è premioalessandrofariello2@gmail.com. Naturalmente c'è Sulla la pagina pagina Facebook. Facebook, Premio Alessandro Fariello, c'è il regolamento ed il modulo di iscrizione. Quindi non dovete fare altro che Le scrivere informazioni. né Possono chiamare direttamente in associazione se avessero dei problemi, chiamano al 339-2888-163. Saremo pronti a rispondere, a fugare ogni dubbio e a risolvere ogni problematica, magari inerente ai social network. Perfetto, grazie a Vito Quantamura per essere Grazie stato con noi, a voi, grazie grazie a naturalmente voi. a voi che avete avuto la pazienza e la passione di ascoltarci come in ogni appuntamento di Apulia Post e Caffè Social, che insomma ritornano dopo una fase di stop sulla rotazione della nostra Apulia Web TV, che ormai potete vedere sia sul nostro sito internet apuliawebtv.it oppure attraverso il nostro canale YouTube 24 ore su 24. Quindi iscrivetevi al nostro canale per scoprire sempre tutti gli aggiornamenti che riguardano i video, e poi naturalmente i nostri siti di informazione per scoprire tutte le notizie. Quindi apuliawebtv.it, valeritrenotizie.it, ossuinotizie.it, celienotizie.net e carovignonotizie.net, insieme ad essenotizie.net, che completano il nostro network di informazione. Alla prossima!